Il secondo passo dell'amore i greci lo chiamavano Eros. E dietro questa parola si rischia di comprendere un fraintendimento enorme che nella nostra cultura occidentale è cominciato all'incirca nel 1968, quando sull'ambito di un certo rigore, di un certo contegno, di una certa pudicizia e di una certa igiene mentale per quanto riguarda la parte fisica, la parte intima dell'esperienza dell'amore, c'è stato il bomba libera tutti. E questo che cosa ha comportato? Che abbiamo ridotto l'esperienza dell'eros a pura fisicità, cioè al momento dell'unione fisica fra due partner che decidono di condividere l'intimità fisica fra di loro. Certamente il momento della fisicità fa parte dell'eros, ma non è nella sola unione fisica che si esaurisce l'esperienza dell'eros, perché l'eros è ben altra cosa. Se abbiamo detto che l'amicizia è una condivisione di una parte importante, intima e profonda della persona e della vita, nell'eros dobbiamo dire e sapere che questa condivisione è totale. Si condivide tutta la vita, tutto il pensiero, tutta la mente, tutto il cuore, tutta la mia persona, financo appunto anche alla mia carne, alle mie ossa, al mio sangue, alla mia presenza fisica. È un vincolo di comunione e di unità che fa della propria vita un dono ad un'altra vita e l'altra vita fa altrettanto nei confronti della mia vita. Chiunque di noi abbia partecipato alla liturgia del matrimonio avrà sentito che al momento di fare la formula che crea il legame sacramentale, i nubendi, cioè i futuri sposi, l'un l'altro si dicono: io accolgo te e ti prometto, cioè come dire, io accolgo il dono di tutta la tua persona, di tutta la tua vita, la accolgo, ti prometto di custodire per tutto il tempo della mia vita questo dono e io faccio altrettanto con te, ti dono tutta la mia vita e la mia persona. Capiamo che a questo punto questo vincolo di unità, di comunione, non può limitarsi soltanto all'aspetto puramente carnale, all'aspetto puramente fisico. Il corpo è certamente il mezzo più efficace con cui noi comunichiamo. Abbiamo affrontato nelle lezioni precedenti la questione dei linguaggi, il linguaggio scrittorio, il linguaggio della musica. Assolutamente sì, ma se ci pensiamo bene, nessuno di questi linguaggi, lo scrivere, il parlare, il fare musica, il cantare, esisterebbe se noi non avessimo ossa, carne e sangue, se non avessimo un corpo. È il corpo il nostro vero modo di vivere il nostro linguaggio, di poter parlare con le persone, con il mondo, di ciò che si agita nella nostra mente e nel nostro cuore. Quindi è il corpo che comunica le esperienze dell'amore. Nel corpo lo viviamo e con il corpo lo diciamo e anche lo doniamo. Una cosa molto semplice, ma a cui i giovani spesso non pensano: come mai fra due persone che si amano a un certo punto scatta l'esperienza del bacio? Non si deve essere né imbarazzati né straniti da questo punto di vista, come dire, che domanda è? Ma l'esperienza del bacio ci dice davvero che il nostro corpo è il mezzo, è il nostro linguaggio per eccellenza, il nostro mezzo di comunicazione preferito. Perché? Perché un conto è dire anche con grande sincerità di cuore: ti voglio bene, ti amo. Lo diciamo come? Con le nostre labbra, con la nostra lingua, con la nostra bocca. Ma a un certo punto, nel modo con cui cerchiamo di comunicare quello che ci portiamo dentro alla mente e dentro al cuore, ci rendiamo conto che le parole non sono sufficientemente efficaci. E a mano che il nostro desiderio di comunicare l'interezza del nostro amore e di quel sentimento che sentiamo cresce, questa insufficienza ci porta a compiere il gesto di congiungere le labbra, la bocca che dice ti amo con la persona che riceve quell'amore e che ci dona il suo. È il modo più efficace, più sincero, più autentico per dire ti amo.
Se noi apriamo il libro della Genesi, quando andiamo a vedere la creazione dell'uomo da parte di Dio, c'è la prima parte dove Dio crea la sua natura fisica, il suo corpo, lo plasma come un bravo vasaio dalla polvere della terra. Ma quel corpo non è vivo, quel corpo è soltanto la materia che costituisce l'essere umano. Manca il soffio dello spirito, manca tutto ciò che costituisce il cuore, la mente, il sentire e la capacità propria della persona umana. Allora Dio cosa fa? Si china su questa sua creatura e insuffla il suo spirito. A tutti gli effetti, se ci pensate, è il gesto che un soccorritore fa nel momento della rianimazione, per poter salvare dalla morte, per passare dalla non vita alla vita. Un soccorritore posa le sue labbra, almeno una volta si faceva così, ora ci sono anche i dispositivi medici che per motivi di igiene consentono di fare diversamente, però il soccorritore posava, e se è necessario tuttora, posa le sue labbra sulle labbra della persona che rischia di perdere la vita e soffia. La vita dell'uomo nel pensiero del libro della Genesi nasce a tutti gli effetti da un bacio di Dio alla sua creatura, da questo profondo, autentico bacio d'amore che condivide lo spirito, la ruach, il soffio di vita, infondendo l'anima, infondendo la natura spirituale all'interno di questa materia che senza lo spirito non era niente. Guardate all'interno dell'esperienza dell'Eros quanti spunti di riflessione meravigliosi che possiamo trovare. Però l'essere umano può anche deformare questo tipo di esperienza. Come? A tal proposito, spesso quando si studia la Divina Commedia nelle scuole, ci imbattiamo ovviamente nel canto quinto dell'Inferno, cioè Paolo e Francesca. Tante volte ho fatto questa domanda: come mai Paolo e Francesca sono all'inferno nell'immaginario dantesco? Eppure, sempre nel mondo spirituale di Dante, esiste il purgatorio e anche nel purgatorio c'è il cerchio dei lussuriosi, cioè di quelle persone che nei confronti di questo ideale alto, bello e nobile dell'Eros in qualche misura hanno mancato. Ma chi è in purgatorio andrà in paradiso. Quindi vuol dire che il loro tipo di peccato, il loro tipo di scelta, non ha compromesso l'integrità della propria anima e dell'anima altrui. Non è stata una scelta deliberata di male. Evidentemente invece in Paolo e Francesca sì. Se noi prendiamo le famose terzine Amor, Calcor, Gentil, Ratto, Sapprende, eccetera, eccetera, noteremo che Francesca ci racconta come è scattata la dinamica relazionale fra di loro. Ovvero dice che Paolo si infatua della sua bella persona, cioè del suo bel corpo, e che lei invece è presa nei confronti di Paolo da piacere sì forte che, come vedi, ancora non mi abbandona, cioè da quel piacere così forte che ancora qui nella dannazione dell'inferno, come vedi, non mi abbandona. Avete fatto caso che non c'è spazio per la persona umana nella sua interezza? A nessuno dei due importa della persona altrui. A Paolo importa del bel corpo di Francesca. A Francesca importa solo di quel piacere così forte che la prende per Paolo. Pura carnalità, pura fisicità chiusa in un individuale atto egoistico di ricerca di piacere. Una scelta di cui non hanno sperimentato pentimento. E per questo sono all'inferno. Hanno fatto una scelta di egoismo che ha chiuso il loro cuore alla pienezza del bene, volontariamente, e per questo hanno rovinato completamente in sé e nell'altra persona l'esperienza dell'Eros che, come dice il Cantico dei Cantici, non è una fiamma dell'inferno, ma è una fiamma del Signore, quindi è un dono, secondo la teologia giudaico-cristiana.